Ciao amici nottambuli, ho fatto una lunghissima pausa per alcuni giorni, non sono andato in onda. Comunque, ieri notte ho trovato un film molto interessante, che parla di uno dei periodi storici che più mi intrigano, cioè la Seconda Guerra Mondiale. Il film di cui vi sto parlando è Il Terrorista, uscito al cinema il 25 ottobre 1963. È una storia di partigiani, ambientata a Venezia durante l'occupazione tedesca, con il terrorista che appunto è Renato Braschi, cioè Gianmaria Volonté, sempre pronto a sferrare attacchi contro gli invasori. Anche Philippe Leroy fa parte del gruppo di partigiani, anche se alla fine si rivela meno temerario di Volonté. Il vero protagonista del film è infatti quest'ultimo. Secondo me De Bosio confeziona un film molto bello, riesce a ricreare discretamente la tensione che precede i vari attentati, alternati ad alcuni momenti di latitanza. Quindi un film drammatico, ma che ricorda vagamente l'atmosfera noir di un altro film, L'Armata degli Eroi, di Melville, anche se quest'ultimo è un capolavoro, mentre invece il film di De Bosio è molto più modesto. Comunque il problema principale sono gli estenuanti dialoghi dei politici che danno il via libera, o lo stop, ai vari attacchi dinamitardi. Non sono dialoghi inutili, servono a capire il meccanismo della politica di allora, ma frenano il ritmo del film. Quindi durante queste riunioni segrete vengono descritte le linee politiche dei vari partiti che rappresentavano il CLN attraverso lunghe discussioni e alcuni rappresentanti politici sono a favore delle azioni compiute da Volonté, altri contrari perché li ritengono troppo controproducenti, mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri. In sostanza, i politici sembra che vengano descritti come buoni soltanto a parlare. Il CLN sceglierà la linea più cauta e proveranno a mandare Volonté fuori da Venezia, in altri territori di guerra. Ma non svelo il finale, anche se l'avrei cambiato perché sembra inconcludente. Comunque, tutto sommato, un film molto bello, se vi piace il periodo storico in questione. Volonté ovviamente spicca su tutti, interpretazione serissima, molto drammatica, rende bene il clima di paura e di latitanza dell'epoca. Philippe Leroy appare molto meno. Per quanto riguarda il regista De Bosio, questo dovrebbe essere il primo film da lui diretto, successivamente ne firmò solo un altro, La Betia, ovvero In amore, per ogni gaudenza ci vuole indifferenza, nel 1971, un titolo lunghissimo, con Nino Manfredi e Rosanna Schiaffino. L'ho visto diversi anni fa, ma non mi pare fosse un capolavoro. È sicuramente più bello Il Terrorista. Bellissima l'ambientazione veneziana, in bianco e nero, freddissima, film ambientato probabilmente in pieno inverno. Non perdete il DVD, fortunatamente disponibile. Per questa volta è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli!